La mia carriera è stata breve ma intensa, soprattutto legata a Giancarlo, perché noi ci siamo trovati già prima degli anni 70, quando lui giocava nella Stima Kobe e io nell'Empoli, e ci trovavamo a Coverciano con la Nazionale Juniores. Poi ci siamo ritrovati qui a Firenze, abbiamo vissuto un anno insieme nella villa e poi siamo andati a abitare insieme a Coverciano in via Pancrazzi. Poi le nostre strade si sono divise, mi sono sposato, mi sono fatto male, eccetera, però il nostro percorso è rimasto parallelo, in simbiosi, perché ci vogliamo bene e lo ringrazio che ha organizzato questa serata dove ha messo tanto entusiasmo, perché è una serata che scalda il cuore non solo ai tifosi ma anche a tutti noi. Si parla sempre di luoghi comuni, l'Antonioni che sceglie l'amore piuttosto che le vittorie, piuttosto che i soldi. Perché non è replicabile oggi un'esperienza di questo tipo? Ma intanto non sono luoghi comuni, è una realtà di un percorso di vita. Non sono replicabili oggi perché c'è meno attaccamento per la maglia, c'è più il calciatore professionista. E prima c'era il calciatore anche che aveva un cuore, che voleva bene alla maglia, e il suo amore per la maglia l'ha portato ad essere quello che è, non solo come calciatore ma come uomo, ed essere amato così tanto da Firenze. C'è un Antonioni oggi nel calcio? No, non c'è un Antonioni. Io non parlo di tecnica, ma parlo nell'insieme. Parlo di tecnica, di cuore, di umiltà, di semplicità, di bravura e di saper farsi voler bene.